Secondo uno studio, durante il periodo di carnevale, una persona su due decide di uscire a fare festa piuttosto che trascorrere la serata sul divano. Va anche detto però che domani lavori. A pensarci bene, un'attività sociale sana fatta di sorrisi, danze e qualche drink, senza esagerare, può solo che fare bene all'anima. Innanzitutto, la scelta del vestito è fondamentale, perché questo aspetto è segno di accettazione sociale, identità e sano egocentrismo. Detto ciò, io sinceramente eviterei di scegliere il solito tutone peloso che si mettono tutti, anche perché non si capisce se sei vestito da orso o da caprone. A volte sottovalutare il freddo potrebbe portare a spiacevoli conseguenze. Quindi perché non provi ad indossare una bella termica made in Cina? Così magari quando balli nei capannoni sudi come un porco e ti comincia a prudere tutto il corpo a causa della scarsa qualità dell'indumento. In questo momento una persona su tre è a letto con l'influenza. I primi sintomi vanno subito combattuti. Attenzione però, l'alcol potenzia gli effetti collaterali e altera il funzionamento dei farmaci. Quindi non mischiare, perché potrebbe venirti la diarrea o la cistite. Viviamo in un periodo di crisi economica. Mancano soldi e un giro di Campari non costa più come una volta. Questo però non significa che devi ubriacarti a casa. Ma dico io, sei scemo? Un'altra statistica dice che il 70% dei trucchi va accompagnato da un fondo neutro di Nivea. Io conosco un tipo che ha avuto una reazione allergica mega brutta con puntini su braccia e collo. Pensa che dopo un anno non è ancora guarito. A mio modesto parere, prendere l'auto per andare a carnevale è un'idea di merda. Più del 96% della popolazione ha fame quando si avvicina l'ora di cena. Tu ci prometti che a mezzanotte non ti fai un kebab per asciugare? È giunta l'ora di uscire e andare a carnevale. Ma hai bombato l'acino insulto? Eh?